Ciao ragazzi e bentornati in una nuova recensione di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parleremo di Gli Anelli del Potere. E perché? Perché oggi sarebbe dovuta uscire un altro episodio che era quello capolavoro che slitterà la prossima settimana, però sono troppo in hype e quindi voglio parlarne, naturalmente male. Quest'oggi quindi si parla degli Anelli del Potere. Allora, come al solito, io giudico in base a tre cose, do dei voti e poi faccio la media, quindi trama, personaggi e obiettivo. Partiamo direttamente con la trama. Allora, 60 anni dopo la guerra contro Morgoth, che era l'oscuro signore prima di Sauron, è stata vinta, sembra, Galadriel non è tanto convinta e quindi gira intorno alla Terra di Mezzo per cercare i cattivi che sono rimasti e farli fuori. Un male naturalmente si cela dietro a tutto, come al solito. E poi ci sono altre due diramazioni della trama. Una è a sé stante e l'altra invece si incontrerà con la trama principale, che è questa che ho appena detto. Ah sì, naturalmente no, c'è anche un piccolo spiraglio di trama che, guarda caso, è il fatto della creazione degli anelli, però se ne sono dimenticati che si chiama Gli Anelli del Potere la serie e quindi l'hanno messo un po' alla fine. Le altre due diramazioni sono le Terre del Sud, che è dove sta praticamente il famoso elfo nero che ha fatto scalpore a tutti, e naturalmente la cosa del Meteor Man, che sarebbe Gandalf palesemente fin dall'inizio. Se pensate che sono spoiler, cioè sinceramente non riesco a capire dov'è che guardate, probabilmente stavate col telefono allora quando l'avete vista, per non capire fin da subito che queste cose erano palesi. Cioè, non c'è bisogno che te lo venga a dire la serie, che è così. Era così, fine, si vedeva. La trama, come ho detto, ha un sacco di problemi per quanto riguarda soprattutto il fatto di tralasciare argomenti più importanti per dare spazio a cose che non servono a nulla. L'arco narrativo poi di Gandalf, tra virgolette, è inutile. È inutile perché è un personaggio che comunque non serve in questa serie, perché non si collega alla trama principale, per ora perlomeno. Magari servirà in futuro, ma se serve in futuro, perché me l'hai mostrato adesso e mi hai fatto perdere ore della mia vita con tutte quelle rotture di palle sugli Hobbit che hai fatto pure secondo me male? Cioè, sinceramente mi hai solo annoiato, per portarmi a cosa? Cioè, io comunque alla fine della prima stagione vorrei che quel calvario di dover guardare gli Hobbit che fanno cose sia servito a qualcosa, e invece per ora no. Certo, potrebbe essere che in futuro possa essere servito, perché adesso Gandalf magari andrà a fare cose, ripeto, è Gandalf, è inutile dire di no. Per di più, il fatto che tu comunque mi hai incentrato tutto l'arco narrativo in farmi "Oddio, chi è questo?" quando è palese fin dall'inizio, è veramente una stronzata pazzesca. È ancora più buttata come trama. Tant'è che infatti alla fine io penso che chiunque abbia un minimo di intelletto abbia capito che nell'ultimo episodio arrivano quelle tizie e fanno "Ah, Sauron, nostro signore, sia..." Cioè, io mi sono messo a ridere, ragazzi, è una cazzata assurda. Cioè, non ci credevano neanche loro mentre lo dicevano. Ragazzi, dai, a parte gli scherzi, se ci avete creduto, spiegatemi nei commenti come cazzo è possibile. Tant'è che infatti 5 minuti dopo ti dicono "No, non è Sauron, è un Istar". È palese, cazzo, si vede fin dall'inizio, è talmente banale che è ovvio, ok? E quindi questo pezzo di trama è buttato nel cesso. Poi, altre cose che, vabbè, errori di trama ci sono anche dall'altra parte, però perlomeno è più lineare, anzi si incontrano anche, si intrecciano le trame. Solo che, ecco, quello che mi ha dato fastidio, ci sono dei personaggi che sono stati un po' sprecati, che sembravano importantissimi e poi alla fine della serie sono inutili. Cioè, roba che per davvero per i primi episodi me li fai incentrare come protagonisti e poi negli ultimi due fanno ciao ciao con la manina dal fondo dello schermo. Non ha senso. La trama per me è un 5, ma scarso, perché comunque non, sinceramente a me è intrattenuto solamente il quarto, il quinto e il sesto episodio, perché sono quelli con un po' di azione, ma a livello di trama anche lì non è che chissà che cosa. Presentano mille cose senza portarle avanti, personaggi che appunto poi
Cioè, sinceramente, tipo Celebrimbor che appunto è utile solamente al fatto che la serie si chiama Gli Anelli del Potere. E come gli anelli pure sono utili solamente per dare il nome Anelli, così che la gente... Ah, Anelli, Signore degli Anelli. Ah, allora c'entra. Perché magari qualcuno neanche l'ha capito. Però vabbè, secondo me è servito solo a questo, perché infatti nella serie non... Cioè, è una cosa estremamente secondaria. Andiamo avanti con i personaggi. Personaggi. Partiamo dalla protagonista, che dovrebbe essere la protagonista in tutto e per tutto, cioè Galadriel. Galadriel, sinceramente, non ha un minimo di evoluzione come personaggio. Hanno fatto fin da subito vedere che lei è fortissima, è wow, e bla bla bla, è sempre convinta e tutto il resto, ma a dir la verità fa anche una marea di sbagli e di stronzate. Però alla fine lei è idolatrata come non si sa cosa, sinceramente non capisco il perché. Però vabbè, Albrand, che non mi ricordo neanche se si chiama veramente così, perché tanto è un personaggio che è un po' inutile in quanto cambia idea più o meno come una scorreggia al vento. E sinceramente, alla fine, spoiler per chi non vuole saltasse avanti di tipo 15 secondi, è Sauron perché lo vedono dentro a una cosa che, tipo un albero genealogico, che non era vero che lui è un re del sud, che naturalmente uno viene là e ti dice: guarda, io sono il re di una terra lontana. E tu ci credi subito, neanche vai a controllare se, che ne so, c'è un albero genealogico, se magari quelli lì so, ma pure gli altri è uguale. Quando va nella terra del sud: tu sei il re che ci hanno promesso? Ma io chiunque direbbe di sì, cioè scusa, poi mi trattate da re, pure io potevo essere il vostro re a sto punto, andavo lì e vi dicevo: certo, cioè io sono il vostro re, leccatemi il buco del culo. E appunto, come ho detto prima, tipo: no, no, io voglio rimanere a Numenor, mi voglio fare i cazzi miei. No, 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 vabbè, vengo. No, 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 Numenor. No, 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 vengo. Poi, alla fine, che fa tipo i consigli banalissimi che dà Celebrimbor, gli dice tipo: ma hai provato a mettere due metalli insieme? Cioè, Celebrimbor, il più grande artigiano della Terra di Mezzo, tipo, che ha fatto gli anelli del potere, non sa che esistono le leghe metalliche. Vabbè, fa troppo ridere. Comunque, e poi sì, lo corrompe come Sauron, in stile tipo: bella, frate, guarda, ma perché ne hai provato a far così? Cazzo, sono corrotto. Cioè, sono veramente corrotto da te. Cioè, fantastico. Potere, potere, sì. No, cioè, non capisco sinceramente dove sia la correlazione tra queste due cose. Vabbè, andiamo avanti. Come personaggi io ho amato tanto l'elfo nero e la milfona, che non male, delle terre del sud, che sono veramente fatti bene, secondo me, come personaggi invece. E seguono perlomeno un criterio. Purtroppo, però, appunto, come ho detto, nelle ultime due puntate sembravano dei protagonisti, cazzo, e sono stati buttati nel cesso. E mi è dispiaciuto veramente tanto, perché comunque erano due personaggi fatti bene, tralasciando tutta la cosa dell'elfo nero che hanno rotto i coglioni e tutto il resto. E altri personaggi che vale la pena di parlare, ma oddio, veramente pochi, anche perché Elendil, Isildur, che sono semplicemente un cambio di accento sul nome per farci girare un po' il cazzo. Cioè, sinceramente non capisco che senso abbiano, sono semplicemente di contorno ad una cosa che è fine a se stessa, tipo andiamo a aiutare le terre del sud, poi torneremo noi di Numenor, torneremo, cazzo, perché sono diventata cieca la regina. E poi naturalmente Numenor che c'ha tipo i razzi sotto la nave, che passano 3 mesi a: ci andiamo o non ci andiamo? Ma secondo me no, ma secondo me sì. E poi passano tipo 2 giorni per fare tutto il viaggio in nave e a cavallo per arrivare nelle terre del sud, cioè un cazzo, cioè avevano per davvero i jetpack praticamente sotto ai cavalli. Si sa come sono arrivati proprio nel momento giusto che serviva per salvare quelli delle terre del sud. Erlond, ecco, si salva, per me Erlond si salva molto come personaggio per come l'hanno fatto, è l'unico coerente con se stesso, è l'unico che capisce le cose banali. Anche Durin è accettabile, il figlio, e il padre un po' meno perché boh, non capisco. Gil-galad, che boh, all'inizio non mi era piaciuto, poi mi è piaciuto e poi alla fine si è boh, cioè prima tipo: ah, cazzo,
Il Mithril, dobbiamo salvare la nostra razza. Tradisci i nani, rubagli il Mithril. Il Mithril, sì. Cazzo, così almeno possiamo vivere in eterno. Questo è quello che è successo. Poi. Ma perché non facciamo gli anelli? No, no, troppo potere. Troppo potere. Mi dispiace, ho cambiato idea. Non voglio più il potere perché. Basta. Vabbè. Non so di che altro parlare, sinceramente, di personaggi. Comunque, i personaggi fanno ridere. E quindi io gli darei un 4, sinceramente. Passiamo all'obiettivo. L'obiettivo, secondo me, di questa serie era cercare di portare una serie di successo. Mandarla tipo ovunque come pubblicità. E questo sicuramente ci sono riusciti. Perché ovunque cazzo. Cioè, io non riesco a grattarmi il culo. Che appena mi vado per davvero al cesso a fare la cacca, sento gli anelli del potere. Guardalo su Prime Video. Cioè, ogni 2 secondi, ragazzi. Ogni 2 secondi. Quando invece, a dir la verità, non hanno rispettato molto il fatto che dovevano portare comunque una serie di qualità. Anzi, a livello di costi, questa serie, parliamone. Se fosse stata fatta con 10 euro, sicuramente avrei idolatrato questa cosa. Bisogna sempre vedere il contesto. Ripeto, anche se l'avessero fatta in Italia, l'avrei idolatrata perché questo per gli standard italiani è tanto. Ma per gli standard di Hollywood, e quando tu prendi una cosa di Tolkien, ok? Perché comunque il nome Tolkien c'è lì, ok? Non è che non c'è, è comunque correlato. Non puoi prendermi una cosa con tutti questi soldi e farmela così. Alla fine sono sprecati. È inutile dire di no. Ci sono cose fighe che dici, ah vabbè, ammazza quanto è bello quello sfondo, guarda le città, fighissime, eh. Che per me non sono neanche chissà che cosa. Ma. E che cazzo ci faccio? Vado su internet, cerco Numenor Wallpaper 4K e vaffanculo. Cioè, che cazzo me ne frega se poi la storia è inutile. Sinceramente non capisco, cioè l'obiettivo per me era portare appunto una serie che rendesse giustizia comunque abbastanza a Tolkien per non far incazzare i fan, ma allo stesso tempo con i diritti che hanno portare una cosa di qualità. Non ci sono riusciti per un cazzo, secondo me, cioè per me l'obiettivo, ve lo dico, è proprio da zero. Ve lo dico perché non c'entra nulla con l'obiettivo che volevano raggiungere. Guarda, anzi, facciamo uno giusto perché. Uno degli obiettivi che volevano raggiungere era appunto fare soldi e ci sono riusciti. Quindi uno, va bene. Adesso parliamo di tutte le cose che mi hanno fatto incazzare in questa serie, senza parlare del libro, almeno che non interpellato dai produttori, ok? Allora, partiamo dal fatto della CGI che tutti quanti voi mi dite, ma è bellissima, eh! No, ragazzi, allora, ora vi spiego. Secondo me, perché la CGI non è bella? La CGI non fa schifo in quanto CGI. Cioè, una CGI di merda o una CGI bella fa cagare lo stesso se messa in un contesto. Dipende come si sposa con il resto che c'è intorno. Perché se io faccio una CGI bruttissima che si vede lontano un miglio che è in CGI, e la metto in un contesto realistico, cioè tipo qui, che ne so, ci metto Charizard che balla, tipo le cose di Instagram, fa cagare. Cioè, riuscirebbe a farlo chiunque. Ed è proprio questo il problema. Qui è la stessa cosa. Mi fai la CGI delle città fantastica, ma poi i combattimenti e anche la scalata dell'inizio famosissima con Galadriel che fa praticamente il video presentazione di Prince of Persia della PlayStation 2, che scala con i coltelli e c'è la sua faccia spiccicata sopra, stortissima. Cioè, fa veramente schifo. Cosa dei 10 minuti alla fine in cui vengono citati i film del Signore degli Anelli che sono serviti solamente a far dire ai fan dei film, tipo, oh, ha citato il film, che bella questa serie, mazza. E magari neanche vanno a controllare che non è. Cioè, non è lo stesso produttore. Quindi. Sinceramente a me ha fatto solo rodere il culo, per di più potevano tranquillamente spalmarle molto meglio in tutta la serie, invece l'hanno fatto tipo in 10 minuti, tutte frasi a cazzo, e per di più i produttori, e questo perché mi hanno fatto incazzare veramente tanto, perché cioè, prima dicono che è un adattamento, poi non è un adattamento,
Poi dicono che non vogliono essere fedeli al libro. Poi dicono, no, però noi cerchiamo di essere più fedeli possibile. Ma state zitti, ma dite, guardate, guarda, vogliamo fare come cazzo ci pare a sto punto. Così non mi rompevate i coglioni con queste cose, perché almeno eravate scusati e nessuno vi poteva dire nulla. Però se vi mettete a fare queste cose, cioè, ragazzi, letto articolo, ok? Galadriel ha questo comportamento così da guerriera, cosa che nel libro, cioè nel libro non è così presente, perché frase che loro hanno preso come cosa, come ispirazione per fare Galadriel così, era una donna elfica con una corona di capelli dorati, ergo guerriera. Mi spiegate dove cazzo è la correlazione tra corona di capelli dorati a guerriera pazza malata che vuole uccidere chiunque sia un orco o cose del genere e non gli importa di chi viene ammazzato nel frattempo? Eppure un'altra cosa, che ne so, tipo la barba della nana. La barba della nana a me sinceramente non piace, in quanto avrei preferito una barba completa, perché sarebbe stata sicuramente più inclusiva, visto che voi volete fare tutti gli inclusivi del cazzo. Per di più, sarebbe stato più fedele e anche più figo, secondo me. Invece no, l'hanno fatta così perché Tolkien ha lasciato la questione aperta, perché non ha mai scritto che tutte le donne naniche hanno la barba. No, però ha scritto che le donne naniche hanno la barba. Non ha detto tutte, ma ce l'hanno. E quindi voi vi salvate il culo facendo così. È una presa in giro e basta. Comunque anche lei è un personaggio, secondo me, a livello caratteriale fatto molto bene. Però ragazzi, queste sono veramente prese per il culo in un modo allucinante. Cioè, vogliamo parlare del fatto pure che alla fine gli anelli che vengono fatti nel libro, tipo in centinaia di anni, vengono fatti in 10 minuti. Per di più arriva Galadriel che gli fa: tocca falli, dai, dai. Ok, perfetto. Mi serve oro e argento di questa specifica quantità perché deve essere proprio bilanciato, wow. Però mi serve quello di Valinor. E lei guarda il pugnale che gli ha dato il fratello. Lo piano, la schiaffano dentro al crogiolo, lo squagliano tutto e ce lo buttano dentro a occhio, senza manco pesarlo, naturalmente, perché è tipo la pasta dalla nonna. Non è che ha detto che c'era una specifica quantità, oppure che doveva essere, cioè, vabbè, prima mi dici che è tipo una cosa di precisione, e loro piano, pa! Così ce lo buttano dentro direttamente. Guarda caso, quel pugnale era della stessa identica quantità che serviva per fare gli anelli. Va bene. Io sinceramente sono rimasto veramente deluso da questi ultimi due episodi, soprattutto. Perché poi cioè io sono partito schizzignoso. Poi ho visto il quarto, il quinto e il sesto episodio che mi avevano dato quella un po' di speranza per dire, vabbè, dai, può essere che magari esce qualcosa di carino. Non bello, però carino. E poi il settimo e l'ottavo veramente, vabbè, cioè io non capisco veramente come cazzo sia possibile dire che questa serie è bella. È fallace su tutto. L'unica cosa che potete dirmi che è bella è qualcosina, tipo le magie. Parliamoci chiaro, la serie comunque in 8 ore racconta meno della trama che c'è in anche uno dei Signori degli Anelli. Cioè, non, anche quello che tutti quanti odiano perché dicono che è noioso, che è il peggiore, quelli lì che magari non gli piace tanto, che è il primo, la Compagnia dell'Anello, ha molta più trama, è molto più veloce di questi qua. Cioè, parliamone. A parte gli scherzi, se voi mi venite a dire: il Signore degli Anelli m'ha sempre fatto dormire, m'ha sempre fatto annoiare. E poi mi venite a dire che questa qui vi è piaciuta, ragazzi, cioè, io mi farei vedere. Lo dico. Comunque, voto finale, finiamola qui. Io gli darei quindi un 4 meno, ma pure un po' di meno, sinceramente gli darei. Però questa è la cosa più oggettiva che sono riuscito a fare. Sinceramente, ragazzi, il video finisce qua. Venerdì arriverà il doppiaggio degli Anelli del Potere. E ci vediamo al prossimo video.